di questo decreto perché è stata inserita una norma ad personam che qui va citata ed evidenziata e per cui ci sarà tutta l'occasione di parlarne domani in sede di emendamenti, e cioè si è ampliato il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa volendo appunto inserire questi due nuovi membri, ovvero l'ex ministro Patroni Griffi, io cito direttamente i nomi, tanto le cariche le conosciamo tutti, e il presidente del Tartu Toscana e Bozzi. Pozzi, scusate. Questo non fa altro che anche qui creare Dovrebbe ulteriori concludere, onorevole problemi, e Sarti, concludo, ha esaurito il suo Presidente, tempo. non fa altro che creare ulteriori problemi anche all'interno della stessa giustizia amministrativa. Quindi queste sono norme ad personam, vizio ovviamente dei peggiori governi che hanno contraddistinto questo Paese negli ultimi 20 anni, ed è ingiusto che attraverso un decreto legge siano state permesse delle discrezionalità e degli abusi di potere come li abbiamo chiamati così devastanti per la magistratura italiana. Grazie. 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 Ha facoltà di intervenire il rappresentante del governo. Non so se ritiene ora di intervenire. No. È iscritto a parlare il deputato Bazoli. Prego, onorevole, ne ha facoltà. Sì, grazie. Grazie Presidente. Ma il decreto che ci apprestiamo a convertire ha un contenuto che è ben esplicitato dal titolo del decreto, perché è un decreto che reca misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. E costituisce questo provvedimento nient'altro che un ulteriore tassello nel complessivo mosaico della riforma della giustizia che questo governo, questa maggioranza e questo Parlamento sta pervicacemente cercando di raggiungere, di perseguire, nella piena consapevolezza che la giustizia del nostro Paese soffre oggi di una inefficienza, un malfunzionamento che compromette anche la competitività del nostro Paese, è uno dei grandi